Maria, benvenuti a tutti, benvenuta alla nostra ospite Paola Di Nicola Travaglini, lo dico soprattutto per le studentesse. Chi è innanzitutto Paola Di Nicola Travaglini? Avete già letto dalla breve introduzione che accompagna la locandina del seminario. Paola Di Nicola è una magistrata. Ama definirsi anche magistrata, in piena coerenza già da questo segnale di genere grammaticale, in piena coerenza con quanto tra poco ci dirà nel suo seminario. È attualmente consigliera della Corte Suprema di Cassazione, si è occupata di femminicidi anche come consulente giuridica della Commissione sui femminicidi, appunto in Senato, è autrice di alcuni saggi, ce li ho qui davanti a me, La mia parola contro la sua. È già prima la giudice, una donna in magistratura, in cui si sofferma sul tema delicatissimo della presenza del condizionamento dei pregiudizi anche nelle aule dei tribunali. Questo a maglie larghe, a grandi linee, il tema di cui si occuperà. Nel 2016 ha scritto un volume sui reati in materia di prostituzione, ancora nel 2020 Codice Rosso, il contrasto alla violenza di genere, è stata insignita anche di importanti premi europei su tematiche di genere e posso dirlo anche su tematiche, quali tematiche che sono poi il fulcro di cui si parlerà, anche il modo in cui si non soltanto il modo in cui si trattano tecnicamente. A noi interessa qui riflettere anche sul modo in cui si comunicano i temi della violenza di genere, come si narrano, come si raccontano, perché la decisione del giudice, tutto ciò che sta prima della decisione del giudice, passa anche proprio dal modo in cui le informazioni, il mero dato, viene appunto trasferito al giudice. Un seminario del genere si inserisce quindi pienamente nello spirito, non soltanto del nostro ciclo di seminari, ma in particolare nella sezione che noi abbiamo, una delle sezioni che su suggerimento di Irene Strazzeri, anche Elena Laurenzi, le professoresse Strazzeri e Laurenzi, abbiamo, come dire, definito con la parola libertà. Allora, la conoscenza è uno strumento di libertà, la conoscenza è anche la comunicazione come forma di conoscenza. Aggiungo quindi che un seminario del genere non soltanto appunto si colloca perfettamente nel ciclo delle nostre iniziative e in particolare in questo taglio di libertà, è pienamente in linea anche con i tentativi davvero frequentissimi, voglio dirglielo dottoressa De Nicola, che noi facciamo non soltanto nei nostri seminari ma nelle nostre aule di università ogni giorno, perché ci siamo dati come politica di Ateneo anche l'impegno, dati e l'impegno di intervenire anche nei singoli corsi, nelle singole discipline, intervenire con una o due lezioni, fare quel che si può su tematiche di genere, secondo i profili disciplinari dei singoli insegnamenti, dei singoli corsi. Chi le parla insegna linguistica italiana e io vengo proprio casualmente, devo dire oggi, da alcune lezioni, non soltanto sulla presenza del genere nella lingua, ma anche sullo stereotipo, sul modo in cui parliamo delle donne sulle donne. E via dicendo, quindi sull'analisi del discorso, sulla narrazione, ripeto, sul racconto. È importante anche riflettere su come, questo lo dico, scusatemi, non vorrei togliere tempo, ma veramente sto per concludere, lo dico per dare anche ai nostri studenti, alle nostre studentesse, un quadro generale di riferimento, che è quello della narrazione, in questo caso non soltanto della persona umana, ma in particolare della donna, nei testi che nei secoli, quindi storicamente, hanno formato e determinato la nostra tradizione storico-culturale e guardando più da vicino l'oggi, in quei testi che appartengono al grande contenitore, alla grande dimensione della comunicazione pubblica. Il processo, la comunicazione nelle aule dei tribunali si colloca perfettamente
nel quadro della comunicazione pubblica e il processo è uno dei contesti, uno di quei cinque mercati, è stato detto, cinque mercati delle idee che il nostro mondo ci presenta e ci rappresenta, direi. Dal processo sono passate, passano e passeranno sentenze e decisioni importantissime che fondano anche momenti ben precisi della nostra storia e alcune, la storia dei processi ce lo dice, hanno già riguardato proprio processi su violenze, su stupri, su questioni delicatissime che hanno interessato le donne. E hanno interessato le donne non perché casualmente vittime di un reato X, ma innanzitutto perché vittime dello stereotipo. Allora forse, scusandomi del tempo che ho sottratto, forse proprio da questa parola snodo, lo stereotipo, il pregiudizio, pregiudizio perché viene prima del giudizio, ma alcune volte va bene anche al di là e dopo il giudizio. Io passo la parola alla dottoressa Di Nicola, che ringraziamo ancora davvero tanto. E, ecco, io non ho una domanda, io ho già una serie di domande che si inseguono l'una con l'altra. Partirei da questa parola chiave, stereotipo e pregiudizio, e chiedendole per quanto possibile anche di entrare, ovviamente, insomma, vedrà lei cosa raccontarci, anche proprio dal vivo di esperienze spicciole, di casi concreti che ci aiutino a ragionare su che cosa è successo e su come, ecco, con una sensibilità così profonda viene affrontato il fatto, il processo. Grazie, grazie di avermi invitata e grazie di essere qui e poter interloquire con docenti del vostro spessore per me è un onore. Dunque, io partirei, poiché ci stiamo rivolgendo anche a studenti e studentesse che credono, come me, d'altra parte, alla loro età, che non ci sia alcuna differenza tra uomini e donne, tutto questo, e cioè l'appartenenza al genere, non abbia un effetto e una ricaduta nella loro vita né quotidiana e né poi professionale. Da giudice io vorrei rappresentarvi, prima di partire, insomma, nel delineare alcune proposte di lettura dell'attività interpretativa che io svolgo quotidianamente, io purtroppo non ho mai frequentato un'università in cui mi era stato consentito di approfondire temi come questi, per cui sono entrata in magistratura ritenendo che la toga e la funzione fossero neutre. E che l'imparzialità fosse un dato acquisito, quindi vincendo un concorso, il concorso in magistratura, io fossi già giudice terza ed imparziale, anzi scusate, terzo ed imparziale, cioè un uomo. Parto da qua perché è proprio questa è stata la gabbia che io purtroppo per decenni non ho visto, che ha fatto sì che io mi sia sempre firmata il giudice e abbia ritenuto che la funzione giurisdizionale fosse una funzione appunto neutra e neutrale. La neutralità non esiste. Il neutro non esiste, l'imparzialità non esiste, sono molto chiara e diretta, nel senso che l'imparzialità è un lungo percorso di consapevolezza, di apprendimento, di conoscenza, di relazione, di interrelazione e non viene acquisito per sempre e non viene acquisito per il solo fatto di indossare una toga. La cosiddetta neutralità della mia funzione, che è quella per la quale quando per la prima volta utilizzai il femminile mi venne detto che la giurisdizione è neutra e quindi non potevo utilizzarlo perché questo avrebbe in un qualche modo messo in crisi la natura dell'imparzialità, della stessa imparzialità e della funzione che rivestivo.
Vorrei segnalarvi che nella mia attività questo è un trucco, è un alibi, è un'ipocrisia, perché il neutrale appunto non esiste, tanto non esiste che a me era stato precluso di diventare giudice fino al 1963 in quanto donna. E in quanto donna, in quanto avevo le mestruazioni e in quanto quindi vittima di pregiudizi sessisti veri e propri. Quindi non è che stiamo parlando di un'acquisizione lenta che poi ha determinato con la Costituzione italiana l'ingresso delle donne in magistratura. No, noi avevamo un articolo 3 della Costituzione che sanciva il principio di uguaglianza e qualche articolo a seguire invece mi si è impedito sulla base di pregiudizi sessisti di svolgere l'attività di interpretazione. A questo punto, poiché siamo in un'università, io vi propongo un argomento sul quale semmai ritorniamo tutte insieme alla fine. E cioè le donne potevano scrivere le norme, quindi diventare deputate e senatrici, diventare presidenti del Consiglio, presidenti della Repubblica, parlo dal punto di vista formale ovviamente, ma era loro preclusa l'attività della interpretazione. Eppure così in astratto potrebbe sembrare un paradosso, nel senso che scrivere una legge apparentemente è più importante che interpretarla, perché individua e fissa un'ossatura, l'ordinamento in base al quale avviene, si stabiliscono quelle regole su cui poi si fonda il vivere civile, il vivere sociale. E invece in Italia fu questa l'attività a cui le donne potevano accedere. Scrivere le leggi sì, interpretare quelle stesse leggi no. Perché? E allora lascio il punto interrogativo e semmai ci torniamo successivamente. Vorrei partire da tre parole che sono nome, norma e normale. Perché le acquisizioni a cui sono arrivata a distanza di decenni ci sono arrivata sostanzialmente con la conoscenza di percorsi scientifici, professionali, culturali all'interno dell'aula di giustizia, perché l'università non mi aveva fornito alcun tipo di strumento e perché al contrario gli strumenti per acquisire una consapevolezza di genere e quindi di appartenere a un genere a cui era stata preclusa l'attività interpretativa, per una questione proprio di appartenenza, a quello stesso genere, io non la conoscevo, quindi io non sapevo la storia della mia istituzione, nessuno me l'aveva raccontata perché era una storia che non piaceva raccontare, evidentemente. Quindi mi sono trovata a dover maneggiare una attività interpretativa delle norme senza sapere che il mio portato culturale di donna potesse determinare un effetto rispetto a questo. E la mia inconsapevolezza di genere ha fatto sì che infatti la mia attività interpretativa non portasse nulla di nuovo. La mia inconsapevolezza di genere ha fatto sì che io non vedessi e continuassi a non vedere a partire dall'utilizzo del maschile per la mia funzione. Quindi io per 20 anni mi sono firmata il giudice. Nel firmarmi il giudice, che non è una questione nominalistica, le docenti che sono qua ovviamente lo possono insegnare a me, non certo io qui o a loro, ma è andata di pari passo l'accorgermi dell'utilizzo del mio maschile, è andata di pari passo con l'accorgermi anche di una modalità interpretativa che svolgevo differente. Quando ho iniziato a usare il femminile, ho iniziato a vedere la violenza contro le donne. Prima io non la vedevo. O la vedevo soltanto attraverso quelle modalità e quelle espressioni che ovviamente sono quelle dell'occhio tumefatto, del naso fratturato, eccetera, cioè quelle modalità primordiali di violenza per le quali non ci vuole una particolare capacità di lettura o particolare intelligenza, basta avere un paio di occhiali normali e vedere ematomi e fratture. Quindi io vorrei partire da queste tre parole, appunto,
nome, norma e normale, perché secondo me sono queste il nucleo che può guidare nella individuazione degli stereotipi e dei pregiudizi che esistono e sono profondi nelle aule di giustizia, profondissimi, radicati. Tanto da attentare, e lo dico con molta chiarezza, attentare rispetto al principio di imparzialità e di terzietà della giurisdizione. So che dico qualcosa di molto forte, ma io lo dico e continuo a dirlo perché se non ce lo diciamo, specialmente in un contesto di formazione e di interpretazione qual è l'università, questo limite non riusciremo mai a superarlo. Allora, io vi parlo, vi inizio dalla Genesi. La Genesi attribuisce il potere di nominare, Dio attribuisce il potere di nominazione, cioè di nominare le cose, gli esseri viventi ad Adamo. Con queste parole, in qualunque modo l'uomo avesse chiamato gli esseri viventi, quello doveva essere il loro nome. E così l'uomo impose dei nomi a tutto. Genesi 2:19. La donna non c'è nel momento in cui viene stabilito di dare il nome alle cose e agli esseri viventi, e al mondo, alla terra, a ciò che, in cui si vive e si viveva. La donna viene creata dopo l'attribuzione di questo potere, e quindi la donna viene creata dopo che viene formato il cielo e la terra, dopo che vengono formati gli esseri viventi, dopo che viene formato l'uomo. E una volta viene creata dopo che viene dato ad Adamo il potere di nominare. Quindi si trova la donna concepita, costruita e creata, peraltro, da una parte non vitale, qual è la costola di Adamo, sebbene le interpretazioni dicano che in realtà la lettura, la traduzione corretta non è costola ma è fianco, ma al di là di questo, Dio crea la donna per dare un aiuto all'uomo, cioè a colui che dispone del potere di nominare. E dunque di fissare le regole. Chi nomina, chi dà nome alle cose, ha il potere di definire quelle cose, quelle persone. Quindi quando parlo di cose intendo persone, intendo pensieri, intendo strutture culturali, intendo tutto questo. La donna nasce dopo formazione e deformazione. La donna è estranea, è ospite nel mondo. E acquisisce dunque quello che si trova creato e costruito da altri per altri. Perché parto da qua? Perché i miti fondativi e i libri, i racconti biblici, sacri, filosofici, eccetera, religiosi, costituiscono il sostrato culturale, ma strutturale, che crea anche la nostra modalità di pensiero. Quindi mi interessa molto partire da qua perché mi rendo conto che io sono ospite nel mio contesto giuridico. Sono un ospite in quanto tale non sempre in grado o non sempre messa nelle condizioni, in quanto donna interprete, di destrutturare un assetto che non vedo. Il tema è proprio quello di quella che Françoise Héritier, antropologa e sociologa francese, diceva l'evidenza che non si vede, a partire per esempio dal nostro cognome. Che siamo tutte figlie e figli di un uomo, eppure veniamo partorite da un corpo di donna. Lo diamo per scontato, è quella evidenza che non vediamo. E nel mondo del diritto, l'evidenza che non si vede è, diciamo, la struttura trainante. E
gli uomini nominano, gli uomini fissano, quindi hanno fissato nei secoli, nei millenni, la norma, quindi hanno stabilito la regola conseguente alla definizione, ed infine, grazie a quella regola, è stata stabilita la normalità. Cosa è normale, cosa non è normale? Cosa corrisponde al modello e cosa non lo è? Poiché le donne abitano un mondo in cui sono ospiti e sono state create dopo la creazione, è chiaro che non sono portatrici di un ordine, perché l'ordine è già stato fissato e dato, sono portatrici di un disordine. La ragione per la quale tutti gli stereotipi che riguardano le donne sono collegati proprio a questo elemento, al portare confusione. Quella confusione non è altro che la rappresentazione di una lettura che non corrisponde e che conferma l'essere ospiti. La sentenza non è altro che una produzione, non è una produzione solo giuridica. Sarebbe facile, se così fosse non avremmo alcuna preoccupazione. Il problema è che la sentenza è una produzione culturale. È una produzione culturale rispetto alla quale l'interpretazione ha un ruolo decisivo, perché tramite l'interpretazione si trasmette un assetto culturale di cui è portatore o portatrice il singolo giudice, la singola giudice. Finché un giudice, una giudice mantiene fermo quell'assetto originario, no? Che perpetua quelle convenzioni e convinzioni millenarie, la sentenza è comprensibile. È una sentenza che è immediatamente recepita e che non e che convince. E quindi legittima la magistratura. Quando invece una sentenza rompe il racconto, lo stereotipo su uomini e donne, proponendo una lettura che si distacca e distorce quella ordinaria, riconosciuta e riconoscibile, quella sentenza difficilmente è ritenuta convincente. Perché non perpetua un modello circolare in cui ciascuno si riconosce. Vi faccio degli esempi molto semplici. Una donna vittima di violenza racconta di avere ricevuto degli schiaffi e aggiunge di avere ricevuto degli schiaffi perché c'era stato un litigio determinato dall'essere lei tornata troppo tardi dal lavoro e dall'avere quindi non rispettato una regola di ruolo. Prima di parlare di schiaffi, una donna vittima di violenza in realtà racconta che non è successo nulla, che lei è venuta a denunciare esclusivamente perché è stata indotta o portata da un'amica, da una sorella, da una madre, da un padre, ma lei non voleva denunciare suo marito perché lei ci tiene molto alla sua famiglia e all'unità familiare. Racconta che quindi c'erano soltanto dei litigi in quel contesto familiare e che comunque ormai le cose vanno meglio. Questo, diciamo, più o meno è lo standard. Vi riporto, ho preso alcune sentenze che mi piace leggere, perché io, se le avessi lette 15 anni fa, non mi avrebbero fatto nessuna impressione, cioè verosimilmente le ho scritte io sentenze di questo tipo, anzi è sicuro. E quando adesso che le leggo invece mi balza agli occhi proprio
lo stridore di quello che viene scritto con parole che appaiono così abbastanza neutre, tra virgolette. Questa è una donna che viene vittima di violenza da parte del marito, ha due bambini e alla fine di prolungate violenze viene accoltellata. Alla schiena, le vengono date due pugnalate, riesce a scappare. Tutto questo accade durante una cena in famiglia. Riesce a scappare in una stanza dove si barrica e il bambino, la bambina chiama le forze di polizia. Arrivano i soccorsi, la signora si salva. E i giudici, anzi le giudici, e poi parleremo del tema delle donne in magistratura. Le giudici assolvono dal tentato femminicidio, ritenendo che siano lesioni, e assolvono l'uomo dal delitto di violenza domestica. Tutto questo ovviamente risultava da certificazioni mediche, ora non vi sto a fare il caso. Però a me quello che mi interessa non è tanto l'assoluzione o la condanna, perché il tema non è questo. Il tema è, per come me lo avete posto e proposto, è come viene raccontata la violenza e quali sono gli stereotipi che vi si annidano. Allora, vi leggo come viene raccontata la violenza domestica in questa sentenza. I primi anni del matrimonio erano stati tranquilli perché il marito aveva consentito alla signora di frequentare altre persone e anche un corso di ballo. Successivamente, quando il marito aveva perso il lavoro, era diventato nervoso, scaricando la tensione soprattutto con lei ed eccedendo qualche volta nel bere. Vado avanti. Nell'anno X vi era stato un primo episodio di aggressione fisica con lancio di oggetti ai suoi danni ed era dovuta ricorrere alle cure ospedaliere. Lo aveva denunciato, poi aveva ritirato la querela per ritornare a casa con il marito, non sapendo dove andare. Quando aveva trovato un lavoro, Tizio si era mostrato contrario a che lei lavorasse, sia per gelosia, sia perché si sentiva sminuito, avendo sempre egli provveduto economicamente alle esigenze della famiglia. Nel 2019, dopo aver litigato con il marito per motivi di gelosia, sospettando una relazione bla bla bla, e il marito era stanco di occuparsi della casa e dei figli e erano ritornati insieme. Lui l'aveva solo offesa e minacciata. Quindi si conclude dicendo: resta quindi consacrato un quadro familiare complesso, caratterizzato da liti tra i coniugi, queste ultime, sia pure connotate da urla, minacce e ingiurie, ma circoscritte a singole evenienze specifiche legate a problemi economici e nell'ultimo periodo legati alla gelosia e come chiarito in occasione dei suoi stati d'ebbrezza. E quindi in conclusione l'uomo viene assolto dal reato di maltrattamenti, eccetera, eccetera. Allora, come vi dicevo, questa sentenza è una sentenza che avrei potuto scrivere io quando, e verosimilmente ne ho scritte di analoghe, io quando non avevo, quando mi definivo il giudice e quando non avevo consapevolezza non solo di come avviene e come si svolge la violenza domestica, ma non conoscevo e non riconoscevo cos'è la libertà femminile. Perché alla luce di quel richiamo che ho fatto prima ai libri fondativi, alla Bibbia, eccetera, la libertà femminile è questa sconosciuta. La libertà femminile è qualcosa che è collegato al disordine. Una donna libera, una donna che esce, una donna che beve, una donna che lavora, una donna che ha degli eccessi, una donna che ha libertà sessuale, una donna che abortisce, una donna lesbica, una donna bisessuale, una donna che si diverte, una donna che balla, una donna che si veste in un certo modo.
Tutto questo è frutto di una scelta libera di ciascuna di noi che non è consentita. Il contesto socio-culturale in Italia e nel mondo non consente la libertà femminile. Quindi, in un processo, se quindi non ci è consentito di essere ciò che vogliamo, nella realtà ordinaria, per cui se la professoressa dell'Anna viene all'università in un certo modo, si veste in un certo modo, si trucca in un certo modo, ha relazioni sessuali conosciute e riconoscibili, eccetera, eccetera, lei sarà vittima o sarà ovviamente giudicata dai suoi colleghi, giudicata dalle sue colleghe, giudicata dalle sue studentesse e dai suoi studenti. Al di là che lei sia brava, al di là che lei tenga la sua lezione e al di là che lei riceva gli studenti e le studentesse quando è previsto e sia una persona seria e competente. Se questo riguarda qualsiasi donna in qualsiasi ambito e contesto, e non gli uomini, attenzione, non gli uomini. Allora, voi potete immaginare la ricaduta in un ambito giudiziario, in cui quindi una donna vittima di violenza sarà giudicata non per i fatti che vengono accertati, ma per i comportamenti che hanno provocato quei fatti. Se la struttura è l'ordine, ed è un ordine gerarchico, in cui un uomo ha una posizione di potere rispetto ad una donna e può dunque liberamente, sempre traggo da sentenze, tranquillamente rappresentare all'interno di una casa, può urlare, può gettare oggetti, può imporre la propria volontà, può imporre il capotavola. Ci sono delle posizioni di potere nelle nostre famiglie, tutte, nessuna esclusa, che anche sotto il profilo simbolico sono riconosciute. E se qualcuno sottrae quel potere simbolico, faccio il caso del capotavola, viene messa in discussione quel potere. Quindi il capotavola non può essere rimosso. Il capotavolo aspetta al nonno. Quando il nonno non c'è, il capotavolo aspetta al padre. La stessa questione è il cognome. Se noi dicessimo a tutti gli uomini italiani, da domani il tuo cognome non c'è e non si trasmette, ma si trasmette solo quello materno, in questo paese ci sarebbe la rivoluzione. È una questione di potere simbolico, che trasmette identità. Quindi gli uomini a cui è sottratto il potere, alcune volte di fatto, alcune di volte simbolico, reagiscono. E una donna che esercita un diritto di libertà sottrae il potere simbolico. Quindi, spero di essere chiara nel rappresentare. Quindi, se io decido di non fare figli, o se decido di accettare un trasferimento lavorativo, o se io decido, questi sono i casi dei miei processi, quindi non vi dico nulla di nuovo, se io decido di uscire con le amiche e quando il giorno in cui c'è la partita e bisogna occuparsi dei bambini, cioè tutte queste che sono regole non scritte, non dette, ma che tutti e tutte seguiamo. Cioè le scelte che riguardano la libertà femminile richiedono il consenso maschile. Perché se vengono, se si agisce al di fuori di un consenso maschile, quel consenso può determinare una reazione, l'eventuale dissenso può determinare reazione e la reazione è ritenuta legittima. Questo è il tema, la legittimità della reazione. Quindi una donna che ti racconta di essere stata picchiata perché ha scotto la pasta,
o perché è tornata in ritardo dal lavoro senza avvisare, perché non c'aveva il cellulare, perché era scarico, per mille motivi, ma questo non importa. Ciò che importa è che hai violato la regola di ruolo. Tu devi stare a casa quando dico io per fare quello che ritengo io. Rispettare il ruolo di buona madre, buona moglie, buona figlia. Se non lo fai, se tu rispondi, se tu esprimi un parere diverso, se tu ti opponi all'acquisto di un'auto perché non ci sono i soldi per pagare il mutuo, se, cioè quando viene espressa e manifestata una volontà femminile, c'è una immediata ritorsione. Guardate, è una cosa incredibile quanto questo io lo veda quotidianamente nei processi da 30 anni ed è legittimo. Ed è ritenuto legittimo, perché appartiene a quell'ordine di cui parlava Benveniste, e che è un ordine riconosciuto, dal quale nessuno si discosta. Vorrei chiudere perché volevo darvi questi input semplicemente perché quali sono i principali pregiudizi nelle aule di giustizia per cui le donne non denunciano? Denuncia una donna su 10, una donna su 3 tra quelle che stanno in questo momento, in questo webinar, una donna su 3 vittima di violenza o lo è stata. E ciascuna di noi ha subito violenze di carattere psicologico nell'ambiente lavorativo, a partire da me, in cui invece che chiedermi quali fossero le mie competenze, il capo del mio ufficio il primo giorno di lavoro mi disse se volevo fare figli, che questo era un problema, senza sapere, senza capire quale fosse la mia competenza e la mia capacità di gestione di un'aula o delle mie competenze interpretative. Diciamo che quello non era un problema e non era il tema. Quindi ciascuna di noi è stata chiamata signorina, pur essendo docente universitaria, ciascuna di noi è stata chiamata bellezza, mentre si reca in un'aula, che sia di giustizia, che sia universitaria o che sia di un primariato. E rispetto a tutto questo, quello che io vorrei sottolineare, perché legittima il potere maschile inteso nei termini di potere gerarchico e discriminatorio, è la non reazione femminile, cioè far finta di non aver sentito, far finta di non aver capito, ammiccare un sorriso e andare avanti, anche perché non è che possiamo andare con l'elmetto tutte le mattine. Tutto questo però entra nell'aula di giustizia. Quindi una donna che non reagisce è una donna che se l'è cercata, è una donna che si è messa nella condizione di. E dunque l'ha voluto. Questo è uno degli stereotipi più incancreniti nell'ambito sociale, culturale. Ripeto, non è una questione italiana, questa è l'unica cosa che non so se è bene, non so se è male, ma non è una questione che riguarda il nostro paese. Mi piacerebbe poter dire che c'è molto da fare soltanto da noi, ma non è così. Allora vi leggo alcuni, così giusto per capire veramente qual è il livello ancora in cui si trova la difficoltà dell'interpretazione. Voi sa dovete sapere che la violenza domestica, che è uno dei reati più complessi e più difficili da individuare, non solo perché non sono denunciati, ma perché c'è un clima di omertà di tutte le nostre famiglie, di nostri contesti professionali, dei nostri contesti sociali. Nessuno parla, nessuno ha visto. Quando vedete nei giornali dopo un femminicidio, tutti raccontano: ma come, era una bellissima famiglia, era un padre amorevole, eccetera, eccetera. Bene, tutto questo è il materiale culturale che ovviamente non è estraneo all'aula di giustizia. L'aula di giustizia è composta dai testimoni. I testimoni sono persone come noi, tra virgolette, cioè persone che appartengono alla società, che sono vicini di casa, che sono amiche, che sono colleghe di lavoro. E il verbo, quindi vi dicevo, la violenza domestica nel nostro paese è, voi pensate che sia definita da codici e articoli particolarmente specifici, invece è definita ed è individuata da un unico verbo,
il verbo maltrattare, è l'articolo 572 del codice penale. La definizione è questa: chiunque maltratta una persona della famiglia o comunque convivente è punito con la pena di. Chi stabilisce il contenuto del verbo maltrattare? Chi stabilisce quali sono le connotazioni, gli effetti, gli atti, i comportamenti che delineano, definiscono questo maltrattare? È il giudice, la giudice con il suo portato culturale. È il giudice, la giudice con la sua capacità di leggere la libertà femminile. È il giudice, la giudice che è capace o non capace di leggere la discriminazione nelle relazioni. Quindi, se io ritengo normale, da donna, da cittadina, da madre, da quello che sono, da amica, che a mia figlia il suo fidanzato possa prendere il cellulare per controllare con chi sta chattando, io la violenza non la vedrò mai. Se io ritengo normale che in una discussione con mio marito, nel decidere se comprare o no la macchina, per tornare all'esempio di prima, lui mi possa chiamare o appellare con definizioni che vengono utilizzate solitamente nei confronti delle donne, ed è una continuazione che ne vedo e ne leggo, per il solo fatto che io abbia ritenuto, per esempio, che quello è un acquisto non conforme alla nostra situazione economica in quel momento, che forse conviene aspettare, se è normale, che sia solo io ad alzarmi da tavola per apparecchiare, sparecchiare e servire in famiglia, se lo ritengo normale che una donna abbia rinunci al proprio lavoro e al proprio concorso, allo scrivere l'ultimo libro necessario per fare il concorso da associata o da ordinaria, che rinunci ad imparare una lingua che è necessaria per fare degli incontri internazionali, se ritengo normale che rinunci ad aumentare il proprio orario di lavoro come medica primaria o altro, ecco, se io ritengo tutto questo normale, io la violenza non la vedrò mai e emetterò le sentenze che vi ho letto, perché quel verbo maltrattare, il cui contenuto è dato dall'accorgermi di cos'è la libertà femminile e ritenerla un diritto inviolabile in tutte le sue declinazioni, io vedrò la violenza domestica sotto le sue declinazioni, che sono la violenza economica, la violenza psicologica, anche la violenza fisica, certo, ma quella, guardate, è ancora un'idea e un'impostazione veramente arcaica di concepire la violenza. Ma ci sono una quantità di forme di violenza, a partire dalle molestie sessuali, della battuta fatta a lezione, alle studentesse, quella è una violenza. Se però io ritengo che la libertà femminile non valga niente, perché non la so, non la conosco, non la individuo, non la declino, e allora io quella violenza non la leggerò mai. Chiudo quindi e così, se ci fossero anche domande o altro. Allora, una donna con 3 figli, che viene sfruttata per anni dal marito cocainomane e del tutto assente in famiglia, si separa. Ma l'uomo la costringe, con il beneplacito della famiglia di lui e di lei, e con la conoscenza di questa situazione da parte delle amiche di lui, delle amiche di lei, delle colleghe di lavoro. Cioè, da tutto questo nessuna, scusate l'inciso, nessuna e nessuno di noi è fuori, eh?
È costretta, pensate, a pulire la casa e a cucinare all'ex marito da cui si è separata tutti i giorni. E lui pretende anche che lei gli prepari il caffè. Quindi si separano perché lui ha queste non le consente sostanzialmente nessun tipo di libertà, cocainomane, non lavora, sta in panciolle dalla mattina alla sera, si separano, però pretende che lei tutti i giorni vada a fare sostanzialmente la persona delle pulizie quando parliamo di donna di servizio. Ecco, chiederei di non usare la parola donna di servizio o quando si dice oggi è venuta la donna. Sottintendendo che la donna serve, la donna pulisce, la donna cura. Quindi questa signora era costretta a pulire la casa, a cucinare all'ex marito tutti i giorni. Viene uccisa, sentite perché? Perché pretende che l'uomo, in queste occasioni in cui lei va a fare le pulizie gratuitamente, non le controlli il cellulare. Quindi in più occasioni lei dice adesso basta, non ce la faccio più, non permetterti più, siamo separati, il cellulare è mio e io non ti consento di controllare. Sentite come descrive la corte d'assise il femminicidio. Questa donna viene uccisa, non vi dico con quali modalità. Il racconto del femminicidio contenuto nelle sentenze rappresenta ed esprime quindi la modalità interpretativa non solo delle norme, ma soprattutto del fenomeno culturale che sta alla base del femminicidio. Per cui se noi ce lo raccontiamo come raptus, come gelosia, come idiozie di questo tipo, noi non conosceremo mai il fenomeno del femminicidio, eh? Ed è quello che ci raccontano i giornali. Allora, sentite come chiude la Corte d'Assise. Dopo una banale lite familiare in cui la vittima gli ha detto di lasciarla stare e di andarsene di casa, quindi senza inserirlo in un contesto familiare, individuando queste connotazioni, le ragioni della separazione, l'obbligo per questa donna di andare a fare le pulizie gratuitamente, eccetera. Quindi, dopo una banale lite familiare in cui la vittima gli ha detto di lasciarla stare e di andarsene di casa, la donna non lo aveva cacciato di casa. Quindi lei non lo aveva cacciato di casa pur potendolo fare, né lui l'aveva sorpresa con un altro uomo. In altre parole, la condotta di S ha superato la soglia di tollerabilità di una reazione secondo il comune sentire nell'ambito di una normale lite familiare, perché in quel momento non stava ricevendo alcun danno dal comportamento della moglie. Quindi che cosa dicono i giudici? Cioè lui l'ha uccisa sebbene non l'avesse sorpresa con un uomo. Quindi, se l'avesse sorpresa con un uomo, la poteva uccidere? L'ha uccisa sebbene lei non avesse superato la soglia di tollerabilità di una reazione secondo il comune sentire. Quindi, se il comune sentire, che noi non sappiamo quale sia il comune sentire, può determinare una reazione che porta sino alla morte di una donna? Invece qui no, avviene in una situazione per cui è ingiustificabile, dal che se ne desume che in altre situazioni è giustificabile. È chiaro? Quello che non è esplicitato trasmette un pensiero. Io mi fermerei qua, cioè, ne ho tante, sia in materia di stupro, sia in materia di violenza domestica, sia in materia di femminicidio, ma semmai ne vediamo altre più in là con le vostre domande, le vostre eventuali sollecitazioni. Chiudo soltanto dicendovi che l'Italia è stata condannata nel 2022 due volte dalla Corte europea per i diritti umani. Pensate che è la prima volta che l'Italia viene condannata perché i suoi giudici
E questo non mi fa piacere da giudice, come potete immaginare, visto l'amore che io e migliaia di altri colleghi portiamo per questo lavoro meraviglioso, per l'utilizzo di stereotipi sessisti in materia di violenza sessuale di gruppo. E poi, se avrete interesse, vado più a fondo su questa sentenza. E un'altra sentenza che condanna l'Italia, questa volta è del comitato SIDAU, cioè di un comitato delle Nazioni Unite, ha condannato l'Italia per l'utilizzo di stereotipi sessisti, ancora una volta da parte di giudici, e ancora una volta per una sentenza in materia di violenza sessuale. Purtroppo devo aggiungere, e poi se ce ne sarà tempo approfondiremo questo tema, e su questo sarebbe opportuno l'aiuto anche della professoressa che insegna diritto romano, che le autrici di queste sentenze sono state donne o comunque erano presidenti dei collegi che hanno scritto queste sentenze. Quindi l'appartenenza al genere femminile in sé, quando non c'è un portato di consapevolezza, come io non l'ho avuto questo portato, come vi ho detto, per 20 anni non l'ho visto, però, professoressa Dell'Anna, io questo tema le pongo. Io ho iniziato a vedere la violenza quando ho iniziato a chiamarmi al femminile, o a quando ho iniziato a declinare la mia professione al femminile, quando ho iniziato a chiamarmi, a definirmi e a firmarmi la giudice, ho iniziato a vedere la violenza e ho iniziato a vedere l'utilizzo di stereotipi sessisti che prima erano anche i miei. E quindi il potere del linguaggio come potere di nominazione, come potere di stabilire norme e di fissare normalità. Grazie. Partirei proprio da un lungo applauso intanto per ringraziarla anche con il fragore appunto dell'applauso di questa bellissima testimonianza e delle altre che vorrà appunto riferirci, perché io sarei proprio curiosa, tra l'altro mi dico se possiamo in qualche modo accedere, non dico a un campione di sentenze che poi noi insomma potremmo anche analizzare per le rispettive, ma insomma, in qualche modo averle, io cerco quella, ma non tutte arrivano, insomma, nei canali, eccetera, quindi non sempre di fatto le riesco, ad avere il testo completo della sentenza. E dico subito una cosa, ho preso, avrà visto tanti appunti perché le sollecitazioni sono state davvero tante. Allora, la sentenza è la decisione del giudice, è l'ultimo momento del processo, è il momento in cui viene fuori tutto ciò che nel processo è cessato. E a un certo punto lei raccontava, riportava il testo di una sentenza, quello in cui si diceva i primi anni erano stati tranquilli perché il marito aveva consentito, forse si parlava della possibilità che la moglie, la compagna, quello che è, la moglie uscisse, eccetera. E una delle domande che da tempo mi pongo è qual è il rapporto tra il giudice, non solo il giudice estensore, ma appunto il collegio, e ciò che c'è prima del giudice. Perché proprio questo passo che lei ha citato, i primi anni erano stati tranquilli perché il marito e via dicendo, sicuramente è una parte della sentenza, in qualche modo è stato fatto proprio da chi ha scritto la sentenza. Ma a me sembra di poter dire che questo passaggio, o con le stesse parole, o comunque con quello snodo, no, informativo, derivi a monte dalla scrittura della parte difensiva dell'avvocato. Perché mi sembra proprio riportare la voce, dell'avvocato, eccetera. Allora, una domanda che mi pongo è il rapporto. Certo, nessuno legittima il giudice, legittima l'ordinamento ad accogliere di fatto nell'ordinamento, posizioni che sembrerebbero irricevibili da un luogo, come ho visto anche nelle quarte, eccetera, di copertina dei idee, da un luogo quale il tribunale, che è un luogo di verità. Poi, invece, per quanto attiene al rapporto col testo della legge, io ero proprio molto incuriosita dai maltrattamenti. È una domanda che mi ero posta e la ringrazio di aver fatto proprio
quell'esempio, cioè riportato il testo dell'articolo in cui la violenza domestica, eccetera, è riferibile ai maltrattamenti e quindi al verbo maltrattare. Come si coniuga la nostra, in parte ci ha dato già la risposta, purtroppo non c'è questa risposta se non appunto nello stereotipo e nella infrazione del sistema di regole stabilito però da tutta una parte, che è la parte maschile. Come si coniuga la genericità, la vaghezza del linguaggio, che è anche tipica della norma, e forse quel verbo maltrattare è un verbo, come dire, un minimo comune denominatore, mi viene da dire. Come si coniuga la vaghezza delle parole, che per dire tutto devono appunto essere vaghe, e con la gradazione, con l'intensità delle azioni concrete rappresentate o delle azioni concrete verosimili rappresentate da quel verbo. E vabbè, queste sono proprio mie, così forse anche divagazioni, e mi scuserà se sono scesa in questi particolari. Poi ha richiamato quel firmarsi col maschile o col femminile, finalmente, a un certo punto. E questo è importantissimo, ormai lo diciamo da tanto. Lo sdoppiamento grammaticale, uomo, donna, cari studenti, care studentesse. Forse in casi del genere sì, è importante dare spazio, ma è importante dare spazio soprattutto quando c'è un referente ben preciso, quando cioè in un modulo che un tizio o una tizia firma ci sia il corrispondente. Perché è un modulo in cui una giudice donna firma se stessa, quindi, e si riconosce in quella firma al femminile, che tra l'altro è il risultato di lotte, il risultato di battaglie, il risultato di decenni di dibattiti, di discussioni. L'altro lo dico per le nostre studentesse, saprete che è proprio di recente una questione del genere, credo anche su iniziativa della dottoressa, è stata posta all'Accademia della Crusca, per, come dire, per avere non un suggerimento, un parere. Non si tratta di ricevere suggerimenti, ma anche un parere sulla opportunità, possibilità, anche qui a proposito di gradazioni, di utilizzare nei moduli, nei prestampati, eccetera, laddove ci sia un referente femminile ben preciso e individuato, come è proprio il caso di una consigliera, di una magistrata, di utilizzare i titoli al femminile. Ma sembra di ritornare a 30 anni fa, ragazzi e ragazze, 30 anni fa, quando, più di 30 anni fa, che dico, 1987, sì, 35, eccetera. Le prime questioni che nel nostro paese hanno osservato un po' più da vicino, hanno discusso un po' più da vicino, il tema della lingua di genere, erano proprio lì, sulla forma del femminile da utilizzare per le cariche professionali, pubbliche, che finalmente, in verità già da tempo, erano occupate da donne. Sembra di stare ancora alle prime battute di una questione, ma c'è tanto. Ancora tanto da fare. E le mie quindi non sono domande, ma così riflessioni molto a braccio sulla base delle tante, dei tanti flash che ha aperto, delle tante suggestioni che ha aperto. Saluto, vedo Cecilia Robustelli, grazie Cecilia di essere qui con noi, la professoressa Robustelli, che tra l'altro lo dico in anticipo, ma fa sempre bene. Sarà ospite dell'Università del Salento con un seminario in presenza il 9 giugno, quindi prendete nota, ragazzi e ragazze, e manderemo poi tutte le informazioni del caso. Allora provo, intanto saluto Cecilia Robustelli che è la mia maestra, quindi ho una qualche difficoltà a parlare alla sua presenza. Dunque, la trasposizione delle dichiarazioni, questo è un argomento interessante. Dunque, la sentenza in realtà è un raccordo, diciamo sintetico, giuridico e narrativo da parte del giudice e della giudice rispetto a quanto avvenuto nell'aula d'udienza. L'aula d'udienza è, diciamo,
niente altro che la cassa di risonanza di quello che avviene fuori da essa. Quindi abbiamo stereotipi, pregiudizi, linguaggio sessista, domande sessiste, domande intrusive, racconti stereotipati, accettabili. Lei consideri anche che nell'aula, solitamente questi sono processi pubblici, a meno che non ci sia la richiesta della persona offesa di svolgerli a porte chiuse, il che avviene esclusivamente nei casi di violenza sessuale. Quindi di solito le parole e il racconto dei testimoni che solitamente nei reati di violenza domestica sono parenti, vengono ascoltati da altri parenti che non testimonieranno perché altrimenti non possono partecipare. Quindi è come se io nel raccontare al giudice, io testimone, io persona offesa, in realtà raccontassi a mia volta a qualcun altro. E quindi fosse anche il luogo, il modo per rappresentare la mia storia, per rappresentare la mia verità, il mio punto di vista. Il tribunale non è affatto un luogo di verità, professoressa Dell'Anna. Magari fosse. Il tribunale è un luogo in cui ciascuno porta in modo più o meno consapevole, più o meno deformato, la propria verità. E quello che avviene nei reati di violenza contro le donne, e su cui stiamo cercando in tutti i modi, anche attraverso la professoressa Robustelli, che ha fatto numerose lezioni anche ai miei colleghi e alle mie colleghe, è quello di restituire oggettività e senza deformazione. Cioè, noi quello che chiediamo da magistrate che si occupano di questo tema, chiediamo esclusivamente che l'interpretazione dei fatti non stravolga i fatti, come invece avviene sempre, quasi sempre, perché è talmente forte il nostro modello che abbiamo interiorizzato di come si deve essere o di come non si deve essere. Io parlo della vittima perfetta, nel senso che se io chiedo ad una donna vittima di violenza perché ti ha picchiato, e io attribuisco a lei con questa sola. A voi potrebbe apparire una semplice normale domanda, non è una domanda normale, non lo è. Perché io attribuisco attraverso questa domanda, ho già deformato tutto e ho già inquinato quel luogo di verità, perché ho spostato la responsabilità e quindi l'interesse e l'attenzione sulla persona offesa, non vittima. Il nostro codice parla di persona offesa. Per cui ho già impostato la lettura condivisa, perché nessuno ferma una domanda del genere, e questa è la particolarità, la condivisione della lettura. Per cui un uomo esercita violenza perché re staccato agisce rispetto ad un comportamento che quella violenza ha provocato. Perché, come dicevo all'inizio, noi non conosciamo e non riconosciamo la libertà femminile, non sappiamo cos'è. Quindi, se un uomo picchia quella donna, in un qualche modo se l'è cercata. Questo vuol dire la domanda: perché l'ha picchiata? Cosa hai fatto per meritare tanto? Per farlo arrivare a tanto, sei tornata tardi, hai scotto la pasta, non hai messo a posto, ti sei vestita in un certo modo, lo hai fatto ingelosire, hai ricevuto un messaggio da Tizio, da Caio, da Sempro, eccetera, eccetera. E quindi là inizia, ma comunque ho già inquinato tutto, io ho già inquinato tutto. Basta una domanda. Quindi lei mi chiede, ma una sentenza, quando io leggo appunto i primi anni erano stati tranquilli, il marito le aveva consentito di. Le aveva consentito di. Chi lo ha detto?
Lo ha detto la persona offesa? Sì, può essere. È il modo in cui il carabiniere ha interpretato il racconto di quella persona offesa? Sì, può essere anche questo. È l'avvocato che ha scritto la denuncia in maniera tale da rappresentare questa lettura? Sì, può essere anche questo terzo passaggio. È una traduzione che è stata fatta dal giudice di quello che ha sentito e quindi ha sintetizzato in questi termini anche questo. Allora, per questo io quando insegno a scrivere la sentenza o mi hanno insegnato a mia volta a scrivere le sentenze, il rigore, no? Il rigore. Il rigore è fondamentale. Perché ti consente di stabilire i binari. Allora, se io metto le virgolette, lo insegnate voi, quelle sono e devo scrivere la fonte di quelle parole attribuite a chi, pronunciate quando? Quando? Perché io posso pronunciare queste parole. Il giorno della denuncia, posso averle detto, posso averle invece pronunciate quando sono stata sentita la quarta volta in fase di ritrattazione della mia denuncia, posso averle pronunciate davanti ai medici che mi hanno refertato, cioè possono essere tanti e tanti luoghi e le condizioni in cui pronuncio quelle parole. Se io non le colloco, io non le posso interpretare. Quindi la sua domanda è una domanda correttissima e fondamentale, cioè lei deve sapere che quando legge una sentenza rischia che venga che quello che lei legge sia un misto di tutto questo quando non è individuata la fonte. E la modalità. E poiché, come dicevo, l'aula di giustizia è un luogo di narrazioni ed è un luogo di narrazioni in cui ciascuno propone la propria filtrata dai propri stereotipi e filtrata dal proprio modo di concepire il ruolo delle donne e il ruolo degli uomini nel contesto sociale, nel contesto culturale, nel contesto familiare. Ed è là che subentra quindi la necessità di capire solo i fatti e di delinearli in modo molto preciso e allo stesso tempo però c'è un'esigenza uguale e contraria, che è quella invece di inserirli quei fatti in un contesto più ampio. Quindi se io guardo al femminicidio come l'atto finale, che vi ho letto prima, ma adesso se volete vi leggo anche altri passaggi, ecco come in un caso in cui i giudici descrivono il rapporto antecedente al femminicidio come una situazione conflittuale con il coniuge dovuta a difficoltà economiche che perduravano da tempo, lei può capire che non hanno capito niente, ma niente, perché per capire un femminicidio va fatta la fotografia del contesto. Chi lavora, dove lavora, chi guadagna, chi non guadagna, dove vivono i parenti, che tipo di imposta, che studi sono stati fatti, se io ho potuto studiare, se io sono stata libera di lavorare, se io non sono stata libera di decidere le mie gravidanze, se io sono stata libera di decidere di essere lesbica, se io sono stata libera di decidere di fare sport. Questo è, se io allora quindi ho bisogno di un affresco generale sul mio contesto socioculturale familiare, fondamentale, in cui individuo anche chi sapeva, chi conosceva, chi era al corrente, chi ha ridimensionato, chi ha sottolineato, chi ha cercato di intervenire, chi non lo ha fatto, perché non lo ha fatto. Quindi l'affresco nel quale inserisco quella relazione di coppia e individuo per tempo come nasce quella relazione, perché nasce
e come si struttura, qual è la modalità discriminatoria, gerarchica e di potere che è in tutte le relazioni che portano al femminicidio. Quindi il femminicidio non è un atto finale dovuto alle difficoltà economiche, perché vuol dire che non hai proprio idea. Non hai idea di quello di cui stai parlando. Quindi, questo perché gliel'ho detto, a proposito della trasposizione. Quindi è cioè una materia complessissima, perché richiede una conoscenza intanto delle dinamiche culturali e relazionali nei nostri contesti sociali. Sapere cos'è la libertà femminile, che è una cosa un po' complessa, e sapere come si esprime il potere gerarchico maschile, perché se io il potere gerarchico maschile non lo vedo, perché ritengo che quello sia un uomo che mi ama talmente tanto, che ha talmente bisogno di me, che il fatto che io esca gli dispiace e nutre una profonda sofferenza perché io esco, vuol dire che io non ci arriverò mai a capire. E poi semmai quindi da qua chiudo perché c'è la professoressa Cherubini, quindi quando lei dice giustamente la vaghezza del linguaggio, come risponde, no? La vaghezza delle norme, come risponde alla necessità di strutturare invece un ragionamento molto netto, molto chiaro e articolato su fatti, perché la violenza domestica è fondata su fatti che vengono omessi o che vengono disarticolati o che vengono deformati, per cui se io le urlo contro dicendole che lei è una docente che fa schifo, i suoi studenti la detestano perché lei non vale niente, e lei traduce tutto questo in "è una lite" via webinar, allora è chiaro che io ho depotenziato quelle ingiurie, quella lesione della sua dignità di donna, di professionista, di docente ad altro. E queste sono le famose liti familiari, in cui quindi non si sa mai chi dice cosa, come lo dice e perché lo dice. Avere quindi, per guarda caso, l'unica norma che non è stata modificata nel nostro codice è proprio la violenza domestica, che è l'unica a fronte dell'associazione di stampo mafioso, qualsiasi altra norma, dalle bancarotte a tutti gli altri reati, incluso il furto in appartamento, sono stati tutti modificati negli anni, nei decenni. Sono stati incrementati, sono stati approfonditi, sono stati delineati meglio. La violenza domestica è definita con quell'unico verbo come nel 1930 e da là non ci siamo spostati. Questo è il tema, perché purtroppo della violenza domestica, che è dentro tutte, quasi tutte le nostre case, in modo più o meno larvato, più o meno esplicito, più o meno evidente, della violenza domestica, se tu la vai a contrastare, rompi un assetto, che è quell'ordine di cui parlava Benveniste, che è quell'assetto di cui abbiamo parlato a partire dalla Genesi, il potere di nominazione. Anna Maria Cherubini chiedeva di intervenire. Sì, intanto volevo ringraziare la dottoressa Di Nicola per il seminario, perché è estremamente preciso, dipinge veramente un contesto e un panorama, è estremamente sconfortante purtroppo, come lo è il libro, l'ultimo libro che ha scritto e che ho letto, che è La mia parola contro la sua, e per cui anche questa speranza di trovare un giudice a Berlino sembra scemare. Ma la mia domanda riguardava i rilievi che sono stati fatti a livello internazionale all'Italia in quest'ambito. Quindi se può entrare in qualche dettaglio e quale sarà, se ci sarà una risposta da parte del sistema giudiziario italiano. Come vi dicevo, abbiamo avuto queste due pronunce che hanno riguardato
non casualmente proprio reati di violenza sessuale. Perché sulla violenza sessuale c'è un problema veramente, se ve l'ho rappresentato in relazione alla violenza domestica in questi toni abbastanza foschi, ecco, sulla violenza sessuale abbiamo veramente una montagna di pregiudizi e di stereotipi, questa volta molto collegati anche agli uomini, nel senso che lo stereotipo fondamentale che riguarda gli uomini è che gli uomini siano mossi da impulsi sessuali incontenibili. E questa è una cosa, guardate, noi tra di noi oggi qui in un'aula universitaria possiamo anche sorridere su questo, ma voi leggerete una quantità di sentenze, che come dicevo prima sono una produzione innanzitutto culturale prima che giuridica. E quindi se io in una sentenza da un giudice leggo che quel giovane è stato mosso da un impulso sessuale, io penso che sia così. Perché è proprio l'autorità giudiziaria che traduce ed interpreta. Quindi, se non lo sa l'autorità giudiziaria cosa muove quella violenza sessuale, non sarò io cittadina o cittadina di cittadina o cittadino di questo paese a poterlo dire, no? E quindi il potere interpretativo, e qua poi arriviamo alla domanda che avevo fatto all'inizio: come mai le donne non potevano interpretare nel nostro paese, potevano scrivere le leggi? Perché si temeva che potessero rompere quell'assetto interpretativo che aveva fatto sì che nessuna parola femminile avesse dignità pubblica. E men che meno in un'aula giudiziaria. Il problema è che non sempre, invece, cioè quella preoccupazione, io lo dico con molta chiarezza, quella preoccupazione dei costituenti dell'ingresso delle donne in magistratura e poi prima ancora nell'avvocatura, temendo quel disordine interpretativo o di rottura di assetti, quello non è avvenuto. Non è avvenuto perché quelle sentenze di cui lei mi chiedeva, come le dicevo, sono state scritte o da donne o comunque da collegi presieduti da donne. Cosa ci dice la Corte Europea per i diritti umani? Ci dice che pensate che la prima sentenza che viene scritta condannando un paese perché la magistratura utilizza pregiudizi sessisti, cioè è un primato che veramente mi angoscia, perché non è avvenuto per nessun altro paese d'Europa. In questa sentenza, il caso J.L. contro Italia, pensate che ci sono stati pochi commenti a fronte di dottrina su questa sentenza. Ne troverete una quindicina al massimo, quando a fronte di sentenze di condanna dell'Italia ci sono centinaia e centinaia di commenti solitamente. Su questa sentenza ci sono stati pochi commenti. E la sentenza individua una serie di limiti della magistratura in questa pronuncia. Innanzitutto descrive il processo penale come un calvario per le donne vittime di violenza, ma questo riguarda qualsiasi paese del mondo. Le donne temono le istituzioni, e in particolare le istituzioni giudiziarie. Condannano l'Italia per gli ingiustificati riferimenti della Corte di Appello alla lingerie rossa mostrata dalla ricorrente durante la sera. Gli ingiustificati commenti riguardanti la bisessualità. Gli ingiustificati commenti riguardanti le relazioni sentimentali e il rapporto sessuale occasionale di questo prima dei fatti. Considera inadeguate le considerazioni, sto leggendo testualmente poi nel paragrafo 136, le considerazioni relative all'atteggiamento ambivalente nei confronti del sesso della ricorrente, che pensate che la Corte d'Appello deduce
dalle sue attività artistiche, perché questa ragazza ventenne che viene violentata da 7 uomini, di cui alcuni amici, all'interno di un'auto per 2 ore, alla fine viene ritenuta avere in un qualche modo espresso il consenso, come se una donna potesse essere portata ad acconsentire ad essere oggetto sessuale per 2 ore da parte di 7 maschi all'interno di una piccola autovettura. Cioè è veramente a fronte peraltro di una denuncia di quella stessa donna che si è rivolta ad un centro antiviolenza. Quindi da cosa desumono questo ambivalente atteggiamento nei confronti del sesso di questa ragazza? Dal fatto che avesse preso parte ad un cortometraggio. È un cortometraggio in cui c'erano delle forme di sesso violento e che aveva delle connotazioni abbastanza esplicite. Da questo desume, quando vi dico la distorsione dei fatti, no? Io, a me, giudice, a fronte di una violenza sessuale, io devo accertare una sola cosa: se c'è il consenso o meno a quell'atto sessuale e se quell'atto sessuale c'è stato, in quale modalità, in quali forme, eccetera. Il prima, il dopo, il durante, cioè il prima e il dopo, il delineare la personalità, eccetera, non appartiene, a meno che io non debba ritenere che stia mentendo per una finalità precisa. Ma voi dovete anche sapere che mentre la persona offesa di un reato ha l'obbligo di dire la verità, altrimenti commette a sua volta un delitto, che è quello della falsa testimonianza o della calunnia, l'imputato può dire ciò che vuole, nel nostro sistema. Può anche mentire, si dice il diritto alla facoltà di mentire. Quindi, a fronte di una denuncia di una donna che tra l'altro aveva anche delle lesioni che sono state riportate, eccetera, e a fronte di dichiarazioni di un imputato che ha anche il diritto di dire di mentire, ma secondo voi, dal punto di vista tecnico-giuridico, quale parola deve prevalere? Lo dice la Corte di Cassazione da sempre, cioè è chiaro che prevale chi ha un obbligo giuridico di dire la verità. Poi io devo tenere conto ovviamente del punto di vista dell'imputato e comprendere quella lettura, ma non è che posso invertire i termini del discorso e dire che comunque prevale quella dell'imputato. Perché prevale quella dell'imputato? Perché la ragazza 2 anni prima aveva preso parte a un cortometraggio. Ma cosa vuol dire? E infatti veniamo condannati. Ma guardate, non è che stiamo parlando di diritto, ecco, io ci tengo molto a sottolineare che non stiamo parlando di diritto, stiamo parlando proprio di buonsenso, di capacità di ascolto semplice e ragionevole, di questo stiamo parlando, non di diritto, non di diritto. Ancora, la Corte d'Appello ha avuto la volontà di stigmatizzare e reprimere quello che ha definito un discutibile momento di fragilità e debolezza della ragazza. Ha fatto riferimento alla sua vita non lineare. Si tratta perché sto leggendo dal francese, sono queste modalità deplorevoli e irrilevanti, dice la Corte, nonostante la natura violenta ed esplicitamente sessuale. Parla sempre di deplorevoli ed irrilevanti. Questi argomenti della Corte d'Appello non erano utili per la decisione. A fronte quindi di una sentenza, ora non ve la leggo, è molto lunga, che è molto netta e molto chiara, a distanza, dunque, la sentenza è del 2021, esce il 27 maggio del 2021, qualche mese dopo, cioè sì, un anno dopo quasi, a giugno del 2022, abbiamo di nuovo un'altra sentenza. Questa volta è della Corte Sidau, FC contro Italia,
ancora una volta una sentenza in materia di violenza sessuale, in cui viene esaminata tutta la vicenda, ancora una volta, questa volta pensate, era un carabiniere che ha violentato una donna che si era recata, pensate, il giorno prima a rendere una denuncia nei confronti del marito violento e si era fidata. Quindi questo carabiniere aveva ricevuto la denuncia, l'aveva presa a verbale, aveva ovviamente visto il luogo in cui viveva, l'indirizzo, e il giorno dopo, quindi in una situazione in cui una donna che va a denunciare da sola, si trova in una condizione di grande stress e di grande sofferenza emotiva. In questa situazione quell'uomo, il giorno successivo, si reca a casa di questa donna, la quale si è fidata, pensava che fossero ancora indagini che stavano facendo i carabinieri per approfondire il tenore delle sue dichiarazioni. Invece quell'uomo entra e la costringe ad un rapporto sessuale violento, molto violento, e a seguito del quale la signora riporta anche delle gravi lesioni. Quindi quest'uomo, dopo che ha fatto quello che ha ritenuto, se ne va. La signora si sente male, piange, eccetera, e per fortuna chiama una sua amica, la quale la consiglia di recarsi immediatamente in ospedale e di farsi refertare. I referti sono inequivoci, quindi ci sono delle lesioni, delle lacerazioni, ci sono degli ematomi, che in primo grado, ed è questo a proposito di questo interessante, a proposito del discorso che facevamo all'inizio, quindi sulla base delle dichiarazioni di questa signora, sulle basi dei certificati medici e delle dichiarazioni dell'uomo, il primo grado condanna il carabiniere, mi pare, a 7 anni. In corte d'appello, così come nel caso della fortezza d'Abbasso, cioè dell'altra sentenza di condanna di Firenze, questa invece è Cagliari, la Corte d'Appello, sulla base dello stesso materiale probatorio, si chiama in termini tecnici, quindi sulla base delle stesse dichiarazioni di lei, delle stesse idee, arriva alla valutazione opposta. Quindi ritiene inattendibile la dichiarazione della donna, sostenendo che in realtà l'aveva in un qualche modo raggirato e quando aveva avuto questo rapporto sessuale, poiché lei era più grande di età, ennesimo stereotipo, poiché lui era più grande di età e lei in realtà desiderava avere un rapporto affettivo più duraturo e non solo di carattere sessuale, lei aveva inventato tutto questo perché aveva capito che quel giovane uomo non intendeva mantenere quella relazione e in questo modo quindi lei era stata in un qualche modo disonorata rispetto alla sua proiezione di mantenere un rapporto affettivo. Quindi tutta una costruzione fondata sul nulla. Guardate, fondata perché nessuno aveva riferito o sentito la signora dire che voleva una relazione affettiva con questo. Nessuno aveva ricevuto delle confidenze in cui aveva saputo. Quindi è proprio una costruzione frutto dello stereotipo dei giudici che hanno inventato sostanzialmente una linea interpretativa per dare attendibilità al dichiarato dell'imputato e non a quello della vittima. Lo dico semplicemente perché il materiale di valutazione era identico a quello del primo grado. E in primo grado erano stati 3 giudici, in secondo grado sono stati 3 giudici. Quindi si arriva in Corte di Cassazione, la Corte di Cassazione per una serie di ragioni di carattere più formale che altro conferma la sentenza d'appello, quindi conferma l'assoluzione e quindi la signora attraverso avvocate super specializzate, perché queste sentenze di cui vi ho parlato sono sentenze che sono il frutto di un'avvocatura super specializzata di donne che lavorano nei centri antiviolenza, ovviamente, cioè avvocate dei centri antiviolenza, che
che sono arrivate fino alle corti internazionali, hanno posto, dove vi aggiungo anche che è molto difficile arrivare in termini di ammissibilità, cioè sono state non brave, bravissime, e hanno ottenuto anche rispetto al comitato SIDAU, che è un comitato che ha delle Nazioni Unite, che ha il ruolo di verificare che in tutti i paesi sia applicata correttamente la Convenzione delle Nazioni Unite contro la discriminazione sulle donne, e all'esito della lettura di queste carte il comitato SIDAU ha scritto una risoluzione sull'Italia veramente pesantissima, pesantissima, in cui sostanzialmente ribadisce quello che aveva già detto la Corte Europea per i diritti umani, cioè i giudici hanno deformato i fatti piegandoli a propri convincimenti soggettivi. Lei mi chiede adesso cosa succede? Succede questo, che l'Italia è sotto osservazione, quindi nell'arco di un tempo dovrà fornire degli elementi, dei dati alla Corte Europea, al Comitato SIDAU, per dire cosa sta facendo, perché la magistratura superi in un qualche modo questo, l'utilizzo di pregiudizi sessisti, e quindi che cosa ha fatto l'Italia per rimuovere questo tipo di formazione. E devo dire l'Italia qualcosa sta facendo, qualcosa più di qualcosa, nel senso che la magistratura in più che altro l'avvocatura sta lavorando moltissimo su questo, e le università, come questo corso ci insegna. In particolare la Scuola Superiore della Magistratura sta tenendo dei corsi di formazione anche con singole relazioni sugli stereotipi di genere. Vi aggiungo che ai corsi, questo Cecilia Robustelli lo sa perché gli ho detto mille volte, purtroppo ai corsi si partecipa in via volontaria. Quindi se io ritengo opportuna per la mia formazione partecipare al corso sugli stereotipi di genere e sapere se ne sono vittima, in quali termini e come rimuoverli, io ci vado. Ma se io ritengo che io non ho problemi, che io sono una giudice perfetta e che questo non rientra nel tema della mia attività professionale, io non ci vado. Questo è il problema. Poi dall'altro abbiamo l'avvocatura che sta facendo la sua parte in modo egregio, purtroppo però non sono interventi obbligatori, sono ancora una volta interventi facoltativi, e per essere facoltativi non riescono a raggiungere tutti, specialmente coloro che non hanno la consapevolezza di essere vittime di questi stereotipi. Non ci sono stati procedimenti disciplinari, non ci sono stati richiami formali a questi giudici, questo lo dico perché probabilmente voi non lo sapete, non c'è stato quindi una messa in mora, una richiesta di osservazioni, una richiesta di delucidazioni, nulla di tutto questo. Ci sono degli articoli di docenti universitari o di magistrati che si occupano di questo tema, che troverete su internet su queste due sentenze, ma più che altro sono i centri antiviolenza e le avvocate specializzate che si fanno forti di questo tipo di pronunce nei processi in cui verificano che continuano ad esserci questi atteggiamenti e queste modalità, chiedono quindi di acquisire queste sentenze ai giudici, e nella speranza che almeno la presenza di questi interventi internazionali abbia degli effetti. Ma sicuramente siamo su un percorso che prima non ce li avevamo, ecco. Adesso sì, ci sono sentenze della Corte di Cassazione che richiamano anche queste sentenze della Corte Edu e del Comitato SIDAU, ci sono sentenze della Corte di giudici di merito richiamano queste sentenze, quindi è un'operazione culturale lenta, difficile, rispetto alla quale abbiamo bisogno dell'università, su questo non c'è dubbio. Grazie mille dottoressa, molto glielo accenno, noi l'anno scorso abbiamo fatto il primo corso di formazione contro la violenza di genere, che era aperto a nostri studenti, studentesse, a operatori dei CAV e al pubblico per quanto possibile. Faremo la seconda edizione quest'autunno. È un'iniziativa della Regione Puglia supportata dai centri antiviolenza della zona. E se è disponibile, io le faccio un invito per una lezione.
da adesso metto le mani avanti. Perché più volte, anche durante la lezione dell'anno scorso, è ritornato questo. Tra l'altro, al corso dell'anno scorso, oltre a queste persone, hanno partecipato anche degli operatori di polizia. Quindi un vicequestore di Lecce è venuto con degli operatori di polizia, ha seguito gran parte delle lezioni, appena saputo di questo corso, e più volte è stata richiamata questa assoluta necessità di sensibilizzare e formare la magistratura sull'argomento. Ci sono mani alzate, non ne vedo. Prima forse aveva chiesto di intervenire Elena Laurenzi, non so se abbia poi abbassato la mano. Sì, no, avevo abbassato la mano perché mi sembrava che il discorso fosse Forse poi già andato. Sì, denso. direzione. Volevo soltanto ricordare esempi positivi di sentenze per non morire di sconforto. E allora mi piaceva anche, mi sarebbe piaciuto che Paola Di Nicola ci raccontasse un po' delle sue sentenze, o delle sue o di colleghe, ma di sentenze positive. Il motivo so che c'è un pudore, mi rendo conto, però c'è stata una sentenza, e questo lo volevo ricordare proprio soprattutto per le studentesse e gli studenti, perché altrimenti quello che noi perpetuiamo è proprio questo racconto cioè, realista, ma che non ci fa bene, no? E quindi le pratiche positive anche secondo me vanno valorizzate. Allora, volevo ricordare che una delle sentenze che mi ha colpito moltissimo, ma non solo me, se ne è parlato molto, di Paola Di Nicola, è stata una sentenza contro un uomo che abusava, ora non ricordo molto bene in che termini, di una giovane donna, ragazza, minorenne, che affermava anche di essere consenziente perché aveva in compenso tutta una serie di regali lussuosi, eccetera. E la sentenza condanna. Allora, la cosa interessante è che non, la giudice, che si firma come tale, rifiuta il risarcimento in termini economici, proprio perché non rompe con quella norma, no? Per cui la sessualità femminile è servizio, con la donna di servizio, e quindi può essere compensata. E invece condanna l'accusato a pagare in termini di acquisto di libri e film. Volevo sapere da lei, proprio per di libri e film che aiutino la ragazza a recuperare questo senso di sé come persona, no? E non come... La cosa che magari mi piacerebbe che lei ci raccontasse, o altre esperienze di sentenze positive, no? Esempi di sentenze positive che come questa creativamente rompono la norma, perché la norma appunto i linguisti ce lo insegnano questo, no? Si rompe creativamente, non semplicemente contrapponendosi alla norma. Questo mi sembrava un bellissimo atto creativo. Poi volevo magari anche che ci dicesse quanto è stato facile o difficile sopravvivere a quella sentenza, perché immagino che abbia causato reazioni, insomma. Dunque, intanto ci sono moltissimi, moltissimi esempi positivi in tutta Italia. Sta veramente emergendo questo desiderio di scrollarsi di dosso questa patina millenaria, perché devo dire in particolare, ve lo dico con molta chiarezza, sono i centri antiviolenza dentro le aule che fanno un lavoro culturale importantissimo, in cui destrutturano attraverso le domande o opponendosi a determinate domande, fanno capire come quel racconto sia un racconto inquinato. E quindi il ruolo dell'avvocatura e di un certo tipo di avvocatura, cioè di un'avvocatura consapevole, e vi dico anche che continua a insistere e persistere, anche un'avvocatura che invece massacra le donne all'interno delle aule di giustizia, questo va anche detto,
Quindi abbiamo, mi sembra di poter dire dal mio osservatorio a livello sia dei singoli tribunali in cui ho lavorato, sia nazionale come ho adesso, mi sembra di dire che ci sono, come anche per la violenza nei confronti delle donne, proprio un irrigidimento in positivo e in negativo, cioè la libertà delle donne va di pari passo con una violenza sempre più marcata e sempre più crudele. E così allo stesso tempo, sotto il profilo interpretativo, una interpretazione avanzata, abbiamo la Convenzione di Istanbul, guardate, ci è stata regalata, perché io penso che un regalo più grande alla comunità giuridica mondiale non poteva essere fatto insieme alla Convenzione di Belém. Sono due convenzioni che per la prima volta nella storia del diritto sanciscono il diritto umano inalienabile delle donne di vivere libere dalla violenza. Cioè, guardate, è una rivoluzione epocale. Non è mai accaduto che le donne fossero nominate in quanto tali nel diritto, mai. C'erano i diritti umani, il diritto la Corte Europea per i diritti dell'uomo, la Convenzione Europea per i diritti dell'uomo, la Dichiarazione Universale per i diritti dell'uomo. Sì, ma dietro uomo c'è anche donna. No, non c'è anche donna. Non c'è anche donna. È la prima volta che abbiamo delle convenzioni internazionali che parlano del diritto delle donne in quanto tali. Quindi, passo in avanti, professoressa Laurenzi, lei fa bene a dire, diamo degli elementi di speranza. Certo che li abbiamo, ma ne abbiamo, guardi, in una quantità straordinaria, a partire dagli strumenti. Quindi io parlo della Convenzione Europea per i diritti umani, parlo della Convenzione internazionale contro le discriminazioni sulle donne, parlo della Convenzione di Istanbul, tutte ratificate dal nostro paese. Siamo stati tra i primi paesi a ratificarle. Abbiamo una legislazione potentissima di contrasto alla violenza nei confronti delle donne. Quindi l'apparato normativo c'è, l'apparato interpretativo per consentire un'interpretazione avanzata lo abbiamo. Il problema è la formazione, è la nostra formazione, il nostro essere molto piccoli, molto provinciali, molto poco disposti a ragionare. Guardi, ecco, ce l'ho proprio qua perché me lo tengo sempre vicino. Guardate, il protocollo para, non so se si vede, è il, pensate, protocollo para per giudicare con perspectiva de genere della Suprema Corte, cioè la nostra corrispondente Corte di Cassazione messicana. Quindi i giudici della Corte di Cassazione messicana si trovano queste 200 pagine, no, sono anche più di 200 pagine, che gli spiegano come si interpreta secondo una prospettiva di genere. Da noi la prospettiva di genere ad oggi non esiste, perché è ritenuta un attentato alla imparzialità. Va bene? Quindi abbiamo bisogno che gli studenti e le studentesse che sono collegati adesso siano portatori e portatrici nelle aule di questa roba. Cioè, voi siete cittadini del mondo, io lo dico sempre ai miei figli, voi sapete tre lingue, voi andate a fare l'Erasmus, voi fate gli esami all'estero, voi conoscete altri mondi, altre culture, altri paesi, voi siete figli di seconda o terza generazione, di provenienze geografiche di qualsiasi luogo e ambito, voi dovete portare una ventata e avete tutti gli strumenti per farlo. Quindi sì, ci sono anche, alla luce di tutto questo, le dico che ci sono sentenze importanti, che ho delle colleghe ai tribunale di Vibo Valencia che ha scritto una sentenza meravigliosa in materia di separazione applicando solo la Convenzione di Istanbul, ho colleghe al tribunale di Terni, ho colleghe al tribunale, guardi, in tutta Italia, nel civile, nel penale, nel diritto del lavoro.
sono ancora episodiche, cioè sono ancora modalità interpretative calate su singole o singoli, e vi dico che ci sono moltissimi uomini, miei colleghi, che stanno facendo un lavoro importantissimo. Fatta questa premessa, quindi bisogna osare. Bisogna essere nelle aule di giustizia, io lo dico sempre, mentre prima negli anni 70 c'era un altro tipo di magistratura e c'era un altro tipo di legislazione, ma le donne dentro le aule di giustizia non erano mai sole, erano accompagnate dai collettivi femministi, erano accompagnate dalle associazioni, erano accompagnate da altre donne. Entrano sole, sole, totalmente sole nelle aule, non le accompagnano i parenti, non le accompagna un'amica, non le accompagna nessuno. Questo è un problema, perché il controllo sociale, scusate se lo dico in questi termini, è culturale, che viene compiuto in un'aula di giustizia da un parterre di centinaia di persone che assiste, e insomma, non è detto che l'avvocato o che il giudice o che il PM o chi che sia rivolga certo tipo di domande, o no? Quindi, processo per stupro, è stato fatto da donne straordinarie, antesignane veramente, di una visionarietà che non si può neanche immaginare oggi, ma voi pensate che potrebbe riproporsi oggi? No. C'avete un giorno in pretura, ma in giorno in pretura cosa vedete? Processo di criminalità organizzata, vedete il singolo omicidio, eccetera, ma io sto parlando di processo per stupro. Trasmesso in prima serata, lo videro 9 milioni di italiani e capirono come funzionavano le cose. Tornando quindi, chiudo sulla, io insomma, come può capire, ho una qualche ritrosia a parlare dei miei provvedimenti. Era un caso di prostituzione minorile in cui io ho letto solo le carte, perché era un giudizio abbreviato. Il giudizio abbreviato per i non addetti ai lavori è un giudizio che avviene esclusivamente sugli atti di indagine. Quindi io non ho visto la ragazza, giovanissima, aveva 15 anni, anzi il giorno in cui venne del mio caso compiva proprio 16 anni quel giorno. Era un caso di cui si è parlato molto. Pensate che la prostituzione minorile muove più affari del traffico d'armi nel mondo. L'Italia è uno dei paesi esportatori di uomini che utilizzano la prostituzione minorile, 70% sono sposati. Scusate, non so che è successo. Mi vedete ancora? Ok. Quindi il caso che mi riguardava era un caso che si inseriva in un contesto molto più ampio, che era stato affrontato dai miei colleghi. Io esaminavo solo il caso di uno dei clienti, perché nel nostro paese è reato quando l'attività prostitutiva solo nei confronti dell'autore, o quindi del cliente, non della vittima. La minorenne che si prostituisce è vittima di questo reato, è persona offesa sempre, anche se è consensuale, perché si ritiene che il consenso sia un consenso viziato per il nostro sistema, e questo è fondamentale. Per cui quando queste giovanissime continuavano a dire ma io acconsentivo, il nostro sistema non prevede il consenso, perché c'è una relazione dispari, la relazione tra un adulto che paga e una giovanissima che riceve è una relazione di potere gerarchico, in cui quindi il consenso non è sempre ritenuto viziato. Ci tengo a sottolineare che nel caso di cui io mi sono occupata, l'avvocato che difendeva la ragazza
non mi rappresentò nessuna situazione di disagio economico della ragazza, non mi rappresentò se la ragazza studiasse, lavorasse, dove fosse, cosa facesse, cioè nulla che mi consentisse di avere un quadro per definire il risarcimento. E l'unica cosa che mi venne chiesta furono 10.000 euro. Potete comprendere che a fronte di un reato che come la prostituzione minorile, in cui la connotazione è proprio il passaggio di denaro, il prezzo che si paga per quella prestazione, che viene definita prestazione, risarcire attraverso una somma di denaro, questa volta passando però per lo Stato, cioè per me, diventava una modalità che sostanzialmente replicava un atteggiamento di compravendita. E attualmente il risarcimento del danno di solito per qualsiasi tipo di reato che determina un danno morale viene solitamente sempre risarcito e quantificato con una somma equivalente che il giudice in via equitativa stabilisce. Quindi se a lei rubano la bicicletta, io stabilirò il risarcimento corrispondente al valore della bicicletta. Se lei è vittima di truffa, io corrisponderò una somma corrispondente alla truffa che lei ha subito e al denaro che lei ha dovuto corrispondere. Ma di fronte ad un atto di prostituzione minorile, quindi di un uomo, che di un cliente, quale poteva essere la modalità? Mi veniva chiesto il denaro. Il denaro, dal punto di vista culturale e giuridico, lo ritenevo contraddittorio rispetto a quello che avevo appreso dagli atti e quindi ho trovato nelle maglie del codice civile una modalità risarcitoria differente, che è il risarcimento in forma specifica. Risarcimento in forma specifica è un tipo di risarcimento poco utilizzato, in cui il giudice in via equitativa valuta un intervento in grado di ottenere senza il denaro un effetto comunque restitutorio. E quindi ho riflettuto a lungo su quale potesse essere. Poi sono stata fortemente criticata, poi lo vedremo se avrete interesse. Comunque sia, pensai che l'unico strumento risarcitorio e ripristinatorio fosse la conoscenza della storia delle donne. È una storia meravigliosa, che è una storia di coraggio, che è una storia di passi in avanti, che è una storia di donne visionarie, di donne che si sono messe in conflitto con tutto e con tutti, di donne che non hanno avuto paura. Cioè, questa immagine sempre affranta, silente, fragile delle donne è intollerabile perché non corrisponde alla realtà. E quindi quell'uomo, perché lui era condannato, purtroppo non potevo condannarlo a leggere i libri perché il nostro sistema non prevede questo tipo di... Io potevo condannarlo solo a comprare libri o a comprare oggetti o dare denaro, questo è. Quindi attraverso l'acquisto di questi libri lui veniva messo di fronte all'accettare che quella ragazzina era la nostra figlia, cioè la figlia di una produzione culturale millenaria, che è la produzione culturale millenaria delle donne, che le donne non sono corpo da consumare, non sono un paio di scarpe da prendere e buttare, ma le donne sono pensiero. E quindi quindi ebbi questa intuizione che poteva essere sostituita, cioè non ne ho trovate altre, dico la verità, potevo trovarne altre, sono state criticate, alcuni mi hanno detto potevi dare una borsa di studio, altri mi hanno detto potevi dare un fondo per l'università, potevo fare mille cose certamente, però in quel momento, in quella fase, in quel momento della vita di quella giovanissima, per quel tipo di atteggiamento che aveva assunto quell'uomo, ho ritenuto che i libri e i film sulla storia e il pensiero delle donne fossero la cosa che si confaceva di più a quella situazione. Le aggiungo che quell'uomo non l'ha mai comprato i libri e che mi è stato detto che avrebbe preferito pagare dei soldi piuttosto che comprare quei libri.
Quindi l'intuizione fu un'intuizione evidentemente corretta. La mia sentenza è stata annullata dalla Corte d'Appello. Questa sentenza, sulla quale ho studiato tantissimo per scriverla, perché dovevo essere inattaccabile innanzitutto dal punto di vista giuridico, quindi mi sono consultata con i più importanti civilisti italiani per ovviamente per ritenere che questa fosse una modalità corretta dal punto di vista tecnico, e lo era corretta. E quindi poi però ne scrissi 15 pagine solo sul risarcimento del danno in forma specifica. La mia sentenza è stata annullata dalla Corte d'Appello in due righe. Due nel senso letterale: non si ritiene opportuna e corretta la quantificazione del danno con libri, e quindi è stata annullata. Ciò nonostante, quindi senza alcuna motivazione, quindi ciò nonostante è stato una fuga in avanti? Forse sì, però forse è stata anche la ragione per cui alle donne avevano vietato la giurisdizione. Esattamente, abbiamo ricucito un percorso che almeno nella storia recente della nostra Italia era una ferita, no? Quel mancato accesso delle donne, con tanto di articolo 3 e poi il 51 sull'accesso agli uffici pubblici, eccetera. Grazie quindi, dottoressa De Nicola. Io in questo momento ho di Nicole. In questo momento ho anche un compito, come dire, di moderatrice o di sollecitatrice, come dire, di altre domande, a cominciare da chi vedo seguire, nel senso che Teams mi proietta alcuni nomi e non altri, quindi parto dai nomi che vedo in questo momento sul mio schermo, se ci sono altri interventi, anche da parte degli studenti, delle studentesse. Professoressa Robustelli, vuole darci anche un piacere? Vuoi darci un piacere, Cecilia? Io ho la grande fortuna di poter parlare anche in occasioni diverse da questo incontro che Unisalento ha organizzato e del quale vorrei anch'io ringraziare proprio l'Università del Salento per questa sensibilità che non si limita oggi, ma ho sentito ha in programma una serie di azioni. Ringrazio fin d'ora anche per l'invito. Quindi avendo la fortuna di parlare sia con la professoressa Dell'Anna sia con la professoressa Di Nicola, anche ancora giudice di Nicola, mi scuso, anche in altre occasioni non vorrei togliere tempo alle studenti e agli studenti. Se però è piacevole che il ghiaccio sia ancora rotto un pochino, faccio solo un'osservazione di cui la giudice di Nicola immaginerà già il contenuto, cioè quello che la formazione e anche la descrizione dei fenomeni che citava la giudice di Nicola, del linguaggio usato per il procedimento giudiziario e così via, quando vengono manifestati apertamente, specialmente in sedi nelle quali sono presenti rappresentanti, attori e attrici del procedimento giudiziario, quindi personale delle forze di polizia, personale della magistratura e così via, in un paio di casi, in un caso in particolare, ho notato una profonda sorpresa di fronte alla descrizione di queste modalità di attuazione della violenza o di superficialità, chiamiamola così, nell'interpretazione delle parole delle donne, eccetera, quasi come se non ci si credesse, anzi rivendicando atteggiamenti magari delle proprie sedi di grande comprensione e così via. Temo appunto, ma la giudice De Nicola l'ha detto molto meglio di me durante la sua esposizione, che l'ha detto con parole più eleganti, ma insomma io dirò soltanto che c'è veramente una sorta di sordità determinata da un accumulo di tradizione che impedisce quasi di ascoltare, di capire
approfonditamente quello che viene detto, quello che viene riportato. E quindi se ne coglie soltanto il senso un po' generale che è successo qualcosa che riguarda la violenza. Un po' come capita oggi nell'italiano quando si parla un po' approfonditamente di qualcosa e si capisce soltanto il tema generale, ecco. Non è soltanto una questione del linguaggio usato nei procedimenti giudiziari a tutti i livelli, riflette un po' purtroppo un impoverimento della capacità di ascolto e di interpretazione che abbiamo oggi in generale, ma nel caso del procedimento giudiziario le conseguenze possono essere, come ci è stato spiegato, molto gravi. Quindi grazie per la possibilità di questo intervento e ci risentiremo presto. Grazie. Dunque, giudice Di Nicola, grazie davvero ancora. Io lancerei, oltre che un invito sia a Paola Di Nicola sia a Cecilia Robustelli, che già ci raggiungerà a breve, ma per il prossimo ciclo, per il prossimo corso di formazione, e poi appena possibile una replica, nel senso non una replica, un seguito di questo momento, per i tanti altri, sì, le tante altre domande che sono rimaste, fisiologico a un certo punto, che restino, non dico sospese, ma insomma che vengano altre domande, che vengano altri punti. E quindi direi, insieme ad Anna Maria Cherubini e alle altre colleghe, che sono l'anima dei nostri incontri, che per il momento ci salutiamo e siete già, consideratevi già, noi torneremo a invitarvi e davvero confidiamo che ci sia almeno una seconda tappa, un secondo tempo di questo incontro. Grazie davvero, perché quegli stereotipi invisibili che riusciamo, cerchiamo in qualche modo a vedere, pian piano si disvelano anche grazie a queste testimonianze. Grazie, quindi. Grazie mille, arrivederci e buona serata. Grazie, grazie ancora, davvero. Grazie a tutti, anche agli studenti e alle studenti.